Ci aspettano nuove chiusure, nuove restrizioni. Ciascuno faccia i propri ragionamenti. Possiamo partire da quello che il Gazzettino ci presenta a pagina 3, e cioè un titolo riferito a Luca Zaia sul Covid a Nord-Est. Zaia: tra due settimane, 100 intubati negli ospedali. Terza dose. Acceleriamo le proiezioni del Veneto, raggiunti due parametri su tre per la zona gialla. Nei prossimi giorni si potrà fissare l'iniezione non appena scaduto il termine dei sei mesi. Cominciamo dal gazzettino nelle pagine nazionali oggi, la rassegna stampa di Radio Piave in blu, oggi che è martedì 16 novembre, Luigi Guglielmi al microfono, eh, giornalista dell'Amico del Popolo, la rassegna come sempre condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo e ehm, vi presento i titoli principali di oggi. Dobbiamo partire sul Covid perché c'è tutto il primo sfoglio del gazzettino nazionale e poi anche l'apertura del gazzettino locale su questo tema con i timori che ci sono sono che la stagione turistica alle porte possa anche risultare frenata o condizionata dall'aumento molto molto forte di contagi che si registra nella regione del Veneto ma anche e soprattutto in provincia di Belluno. Allora eh, leggiamo qualcosa di questo articolo che è interessante e importante per capire qual è la situazione. Zaia, ieri conferenza stampa. Via libera alla prenotazione della terza dose a partire dai 40 anni. In vista della scadenza dei sei mesi, attraverso il portale della vaccinazione, il portale regionale no, delle ULS, nei prossimi giorni la regione permetterà già di fissare l'appuntamento in modo da programmare le sommini la somministrazione non appena scaduto il termine. Penso al caso mio, per esempio, io ho la scadenza verso il 20 dicembre, avrò superato i sei mesi della seconda dose, potrò tra pochi giorni prenotare già la mia terza dose dopo il, il 20 dicembre, nel caso mio personale era solo per fare un esempio stiamo settando il sistema informatico è abbastanza laborioso ma ci riusciremo ha detto ieri il governatore Luca Zaia senza nascondere la preoccupazione per le proiezioni del modello matematico che cosa vuol dire in parole povere i numeri crescono e se continuano a crescere così non è impossibile immaginare quale sarà il punto di arrivo e quando sarà il, la frase di Zaia e questa se non avessimo le vaccinazioni Ora conteremmo 1600 ricoverati in ospedale. In ogni caso, nel giro di due settimane, questo è il punto, potremmo arrivare a un centinaio di pazienti in terapia intensiva. E che cosa vuol dire un centinaio di pazienti? Vuol dire che si supera l'altro parametro che ci costringe a uscire dalla zona bianca e a entrare in zona di maggiori restrizioni. E questo lo diciamo con dolore anche perché pensiamo non solo a quelli che si ammalano, ma pensiamo anche all'economia. Chi, chi si ammala adesso in gran parte sono persone che un po' se la vogliono, purtroppo, bisogna dire la verità, perché non si vaccinano, molti sono non vaccinati, anche l'ultimo decesso in provincia di Belluno era di una persona non vaccinata, ehm, però per colpa di questa ostilità finisce che la paghiamo tutti, insomma si passa in giallo magari proprio perché comunque si lascia circolare il virus, fatto sta che il parametro dei ricoveri negli ospedali sta cominciando a vacillare con il superamento dei 17 milioni di tamponi, dice... Il gazzettino, gli vi salto i numeri particolari. Sono stati individuati altri 710 contagi su 31.000 test, per cui il tasso di positività nel Veneto è pari al 2,24%. Il totale arriva a 492.000 dall'inizio dell'emergenza, ma lasciamo stare questi numeri. Ehm, C'è stato un nuovo decesso, eccetera. Ci interessa dire questo, che i degenti, cioè i ricoverati in ospedale, salgono a 381, ci sono 381 ricoverati in questo momento nel Veneto, di cui 317 in area non... Creativa, Attenzione, come sempre, area non critica non vuol dire che hanno poca malattia. Se sono in ospedale, vuol dire che stanno male, anche molto male. La maggior parte dei morti è avvenuto da area non critica, ma è chiaro che non critica rispetto a chi ha bisogno di essere intubato. Bene, gli intubati sono 64 e sono tanti perché c'è la soglia dei 100. In cura a Padova c'è anche un bimbo di tre mesi, proveniente dall'ULS5. Zaya ha fatto proprio la domanda di tutti. Passeremo al giallo? Potremmo arrivare perfino all'arancione o al rosso, dice Zaya, se continua così. Anche se ovviamente ci auguriamo di no. Nell'ipotesi dei 100 ricoverati in terapia intensiva, ripeto, siamo a 64, l'occupazione attualmente è al 5%, supererebbe la quota del 10% dei posti disponibili. No? Teniamo di presente che l'incidenza settimanale adesso è a 115 contagi, ogni 100.000 abitanti, niente, Zaia qui eh, non è aggiornato, cioè l'articolo si riferisce ai dati di ieri, poi ieri è uscito un nuovo bollettino, il Veneto è già 135 contagi ogni 100.000 abitanti e Belluno 122 e dunque ha già oltrepassato il tetto dei 50, diciamo pure che sia oltrepassato il tetto dei 100. Dunque risulterebbero sforati, ricorda Zaia, due parametri su tre. Attenzione, perché poi ci scrivono, oh, ma non è vero, che ma non. Ecco, questi sono i parametri che determinano il cambio di colore. Resteremo in bianco solo per l'area medica, dice Zaia, che ora è al 4% contro un limite del 15%, ma lo dobbiamo soltanto al fatto che l'85% dei veneti ha intrapreso il percorso vaccinale, altrimenti con questo ritmo di mille contagiati al giorno avremmo gli ospedali pieni. Nelle strutture sanitarie però ci sono anche altri malati, complessivamente nelle terapie intensive sono accolti 414 pazienti, l'occupazione ospedaliera è ancora gestibile, dice Zaia, perché mica possiamo pensare di avere solo ricoverati Covid, no? Ehm anche perché molti sanitari sono eh, impegnati con tamponi e con i vaccini. Secondo eh, l'ultima rilevazione sono state effettuate oltre 6.529 iniezioni, di cui 4.000 terze dosi e solo 631 prime dosi. Io lascio stare questo articolo, invece vi faccio vedere l'altro in taglio basso, l'opinione di Palù che ha questo ruolo importante eh, nazionale e che viene da Padova. Palù dice chiusure, punto di domanda. Piuttosto è meglio immunizzare di più Green Pass solo con vaccino. Questa è la proposta eh, shock, se volete, eh, dal presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, eh, già eh, emerito dell'Università di Padova, presidente quindi dell'AIFA e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, quindi non una voce qualunque. Lui dice che Green Pass sarebbe da dare solo con il vaccino. Come va ripetendo ormai da quasi due anni, nemmeno il signore della virologia possiede la sfera di cristallo, del resto a uno scienziato qual è Giorgio Palù, dice l'articolo, docente merito dell'Università di Padova, compete indicare un percorso di razionalità per uscire dal tunnel prima di arrivare al lockdown, dice Palù. Dovremmo vaccinare chi non si è immunizzato, favorire la terza dose al compimento dei sei mesi dalla seconda e commutare il green pass in certificato vaccinale, suggerisce il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco e componente, come dicevamo, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Mm. Eh, sempre Palù, certo che il contagio è possibile anche nei vaccinati, ammette il virologo, perché nessun vaccino protegge al 100%, parliamo del contagio. Il virus cambia, se circolasse ancora il ceppo di Wuhan, quello iniziale, avremmo una protezione da, dall'infezione al 95%, se circolasse solo la variante Alfa la copertura sarebbe all'85, invece circola Delta. Che è più contagiosa per via delle mutazioni, per cui gli esperimenti condotti in Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti, mentre l'Italia latita, ci dicono che clinicamente la protezione dal contagio diminuisce dal 95%, da prima al 70% e poi al 60, quindi al 50, infine al 45%. Ma rispetto alla malattia grave rimane oltre il 90%. Allora lo ripetiamo per l'ennesima volta. I vaccini. Proteggono, l'ha detto ieri di nuovo: Palù eh, sono dati eh, raccolti sul campo: i vaccini proteggono dalla malattia grave, vuol dire dall'ospedale e dalla morte nel 90% dei casi. Quindi si è quasi sicuri al 90% che se ci si vaccina non ci si ammala gravi. Ma specialmente dopo il superamento dei sei mesi dalla seconda dose, la protezione del cont dal contagio scende anche sotto il 50%. Quindi c'è una probabilità tutto sommato altina di rimanere contagiati pur essendo vaccinati. Ecco perché è importante il richiamo, dice Palù, le prime due dosi si chiamano priming e danno l'innesco, la terza è definita booster e stimola le cellule memoria dando una risposta superiore di 10 volte e coprendo tutti i mutanti con un'efficacia elevatissima. Reazioni avverse, gli chiedono i giornalisti e Palù, vanno valutate nel contesto rischi-benefici, come recita l'aforisma medico: prevenire è meglio che curare. Se leggiamo il bugiardino dell'aspirina, vediamo che può causare molti più problemi del vaccino. Un'aspirina doppia eh, iniezione contro il covid e contro l'influenza nello stesso momento. Non c'è alcuna ragione immunologica o virologica per distanziarle, dice Palù. Misurazione del titolo anticorpale sì o no? Non esiste ancora per questa malattia un parametro immunologico di protezione. Allora, su questo basti così e vi faccio vedere l'altro titolo importante di questo pagine nazionali del gazzettino e cioè il Covid del nord-est, sempre Fedriga il presidente leghista del Friuli dice così, se il, Friule, se il Friuli chiude, perché il Friuli ormai è messo <coughs> molto male con i numeri, se il Friuli chiude, lockdown solo per i no-vax e rischiano anche di pagare i danni. Il governatore preme sul governo per adottare restrizioni sul modello austriaco, cioè sta a casa chi non è vaccinato, chi può trasmettere il contagio, chi può ammalarsi. La zona gialla potrebbe scattare da lunedì, quindi capite siamo vicinissimi. Il Friuli è veramente a un passo dal giallo, ma il Veneto, guardate, è abbastanza vicino. Eh i commercianti chiederemo risarcimenti ai eh, Novax, cioè alla fine se l'economia si blocca, si blocca per questa ripartenza dei contagi e, eh, e si, si sta dando la responsabilità di fatto ai Novax. Allora nella prima del Gazzettino Nazionale c'è <coughs> la notizia appunto Veneto terza dose agli over 40%, via libera alle prenotazioni, tra qualche giorno abbiamo detto, e poi c'è la foto del, di, di Zumski, il, il medico sindaco paladino della Galassia Novax, dice la didascalia, che è stato radiato dall'ordine eh, dei medici, radiato vuol dire proprio non è sospeso, vuol dire eh, escluso dalla possibilità, non è più praticamente un medico che possa fare il medico, e, mh, questa è una decisione presa dall'ordine dei medici di eh, Treviso. Allora... Mh, Andiamo a vedere la prima di Belluno che vi dicevo. Apre sempre sui temi del, eh, del Covid. Basta stop stagione da blindare, dice il titolone di apertura a tutta pagina, per evitare altre chiusure. Impiantisti bellunesi disposti ad accettare misure anti-Covid più rigorose sulle piste da sci. L'economia vuole girare, vuole girare a costo di essere rigorosi ancora di più contro eh, la, la possibilità del contagio perché si vuole lavorare. Quindi capite che chi invece di fatto con i Propri atteggiamenti rischia di farci chiudere tutto un'altra volta, sta cominciando a farsi odiare, insomma, a non essere simpatico. Di sicuro, di sicuro alla stragrande maggioranza della popolazione che si è vaccinata e che ha voglia di lavorare e che non ha voglia di, eh, di restare a casa, che non ha voglia di dad, che non ha voglia di dover ricevere dei danni per chi non si vaccina. Le alte temperature in quota potrebbero far slittare l'avvio delle attività dal 27 novembre al 4 dicembre, vi leggo il lancio. Eh, la montagna non può. Fermarsi ancora. Per Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, è una trentina questa donna. Si può applicare il modello austriaco. Sulle piste solo sciatori vaccinati. E Marco Grigoletto, presidente dell'ANEF Veneto, condivide la posizione. Due punti virgolette, noi dobbiamo aprire i nostri impianti. Non possiamo permetterci di perdere un'altra stagione, anche perché noi impiantisti siamo il volano dell'economia della montagna. Dolomiti e Suberschi, intanto si prepara all'incontro di domani, sul tavolo, le regole della riapertura, ma l'inizio stagione si allontana in quota fa caldo e la neve non si può sparare in questa situazione. Quindi Interroghiamoci anche sul cambiamento climatico, sempre sul Covid. Lancio Davide Piol che firma poi a pagina 3 in Comelico: l'incidenza è massima. Infatti, il dato grave della provincia di Belluno è dovuto in gran parte ai valori altissimi del Comelico. C'è una zona della provincia, dice il titolo dice l'articolo, che si distingue dalle altre per il numero di positivi in rapporto al numero della popolazione, è il Comelico. L'incidenza nei comuni di Santo Stefano, San Pietro, San Nicolò e Comelico Superiore ora è massima e quindi sono dei problemi molto seri per come in Comelico anche eh, si porta avanti un certo atteggiamento anche di sfida. Canale d'Agordo, posizionati due totem sulla provinciale con il nome del Papa, il paese si fa bello per la beatificazione. Sui totem che mi sembrano di metallo, direi, no? Posizionati ieri alle porte dell'abitato di Canale, paese natale del eh, pontefice Agordino, è una delle iniziative per accogliere i pellegrini attesi dopo la beatificazione. Eh, municipi, nei comuni, il 10% dei dipendenti non è vaccinato, anche a Palazzo Rosso i dipendenti Novax stanno mettendo a dura prova l'organizzazione dei servizi al cittadino. Spesso, infatti, intervengono colleghi da altre postazioni che magari non riescono a dare tutte le risposte in tempo utile, occupandosi di altro. I comunali senza vaccino. Solo il 10% fa sapere l'assessore De Biasi, parliamo del comune di Belluno. E Ieri la giunta ha varato un piano per nuove assunzioni di personale con 32 nuovi posti a disposizione. Come elico, guardia medica trovata la casa, ma il dottore non c'è più. Trovato l'appartamento per la Guardia Medica del Comelico. All'appello mancano ora i medici. I tre disponibili sono rientrati in ospedale. Intanto, però, l'aver individuato un alloggio adeguato rende il posto vacante più appetibile. La nuova sede è collocata nel Palazzo Municipale di San Nicolò, nel piano mansardato. Il nuovo punto ha già ottenuto il parere favorevole dell'ULS. Andiamo a vedere gli altri titoli della prima del Gazzettino di Belluno: Raggirò un'invalida condanna a nove mesi per l'amante Fasullo. Si era. Finto innamorato di lei solo per spillarle denaro. Eh, ieri la sentenza si era finto innamorato pazzo di lei. Le aveva promesso che sarebbero andati a convivere e si sarebbero sposati: tutto per spillarle del denaro. Ma poi ha sposato un'altra. Ieri, l'uomo che aveva messo in atto la più crudele delle truffe romantiche ai danni di una 66enne. Di Trichiana, invalida al 60%, è stato condannato. Eh, si chiama Moreno De Gan, Feltrino, cinquantenne, ha preso nove mesi di reclusione. Oltre a 200 euro di multa dovrà inoltre risarcire la donna che era costituita parte civile. Bonetti che racconta la vicenda. Belluno, ubriaco in piazza, importuna la gente. Arriva la polizia, si ubriaca la sagra di San Martino. Intervengono 118 e forze dell'ordine. È accaduto domenica in piazza quando il giovane ha iniziato ad importunare la gente. Caso a ci è saltato il faccia a faccia con i parlamentari il ministro doveva incontrare i parlamentari è stato eh, slittato al 25 cioè dopo la scadenza dei termini per la seconda asta, la vicenda è sempre più intricata, Marsiglia qui approfondisce a pagina 10, Cuero sfrecciano di notte in monopattino il sindaco chiede aiuto ai carabinieri monopattini in giro anche di notte sulle strade trafficate un problema di sicurezza denunciato ormai da più automobilisti nella zona di Cuero Vassa senza luci senza protezioni, spesso anche in due, i monopattinisti finiscono sotto accusa. Il sindaco, informato del problema, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Mm, velocemente, la prima del Corriere delle Alpi punta su tutt'altro. Giochi persi 30 mesi. Non è che lo diciamo noi. Giochi olimpici si parla. È una durissima accusa di Malagò, il presidente del CONI, sull'agenzia per le infrastrutture e la politica che la tiene ferma al palo. Sono accuse molto gravi. Um, sì, del garante all'app dello sci, ora dateci le linee guida, il CAI impallina l'iniziativa di un sito turistico bellunese che propone discese sulle piste con risalita a mezzo elicottero, è esibizionismo, dice il presidente regionale del CAI, la foto centrale, persone intubate in ospedale, contestazioni Novax anche dal letto di ospedale, è boom di contagi, l'ondata. Picchia, incomelico. La frase è meglio intubati che vaccinati, ecco l'assurdità. no? Mm, ACC press in parlamentare, ma Giorgetti, l'abbiamo detto, il ministro rinvia il vertice. Eh, faccia a faccia con i ladri, li ho rincorsi in cortile, succede a Belluno, a Mussoi, in centro città ed è successo alle, alle, eh, alle sei di sera. Livina Longo ad Avedino, strada chiusa da tre anni, è protesta. La recensione web. Attenzione, attenzione! Diciamo i, 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 i pirati della tastiera. No? La recensione web gli costa processo e danni alla barista. La recensione negativa sulla barista gli costa caro. Il cliente Fabio BL viene querelato per diffamazione aggravata su TripAdvisor ed è costretto ad accordarsi con la dipendente del locale, la foto si riferisce al locale sul risarcimento danni in maniera da cavarsela con una sentenza di non doversi procedere. Ripeto, quello che scriviamo sui siti internet ci chiama responsabilità, non possiamo sparare sempre a zero. Con questo mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, buon martedì 16 novembre a tutti da Luigi Guglielmi, continuate a seguirci su www.amicodelpopolo.it e sui nostri social. Un particolare abbraccio a tutti quelli che gentilissimi ci mandano e mi mandano sempre i saluti. Eh, ai quali rispondo molto volentieri. Ciao a tutti, grazie, ciao.